Buongiorno a tutti quanti, siamo sul terzo appuntamento che abbiamo dedicato al capitolo gioia. Abbiamo detto che durante questo anno vogliamo parlare di gioia, che c'è gioia nel Signore. Vorrei leggervi una lettera che mi è arrivata da una persona che sta seguendo la serie di predicazioni e dice così: caro pastore Marco, ti ringrazio per avermi spiegato perché devo avere gioia e anche gli strumenti per avere gioia. Ma sai una cosa? Io ho già provato tutto quello che mi hai detto, ma non funziona. Come credente vorrei costruire la mia gioia, ma ogni giorno c'è qualcosa che sembra fare del tutto per distruggerla. Inizio bene, leggo la Bibbia, prego, ringrazio e cerco di vedere il mondo con gli occhi di Gesù, ma alla fine della giornata mi sento vuoto e depresso e non c'è gioia in me. E quello che c'è di peggio è che ogni inizio d'anno penso quest'anno andrà meglio e verso la metà dell'anno mi trovo a temere invece che non sarà meglio di quello passato. Come posso rompere questo circolo vizioso che percorro da troppo tempo? L'inizio dell'anno porta spessissimo una coppia di sentimenti che sono contrastanti. Come dice la persona che ci ha scritto, alcune volte pensiamo quest'anno sarà meglio, quest'anno sarà differente, quest'anno sarà l'anno della svolta, e dall'altra parte invece c'è il timore che sia come quello passato. E ci sono delle statistiche che dicono che il periodo dove ci sono maggiori depressioni in generale sono due. Una è Natale, con tutto quello che c'è da fare, tutto quello che c'è da organizzare, e la seconda è l'inizio dell'anno, perché le persone si trovano a non avere le armi e la forza per andare avanti. La gioia, sapete, è qualcosa da cui non possiamo prescindere. Bisogna cominciare un anno con gioia, bisogna proseguirlo con gioia e bisogna finirlo nella gioia. In pratica bisogna avere gioia nelle nostre vite. Non possiamo prescindere dalla gioia. Qualche giorno fa, due giorni fa, qua a Montefiascone c'è stata una persona che purtroppo si è tolta la vita. Uno dei motivi più grandi del perché le persone si suicidano è la mancanza di gioia nelle loro vite, la mancanza di gioia e di speranza. La persona che mi ha scritto, un credente che mi dice in fondo: ok, so che devo avere gioia e so che ho degli strumenti, ma è come avere un mobile dell'IKEA senza il foglietto delle istruzioni. So come deve venire, più o meno, ho le tavole, ho le viti, ho i bulloni e i chiodi, ho le chiavi e il cacciavite, ma manca il foglietto, non so come mettere tutto quanto assieme. E così, anche se abbiamo tutto, anche se in Cristo siamo completi, non riusciamo a costruire il nostro mobile, la nostra vita di credenti sulla gioia. Sapete, una risposta che normalmente ci viene data anche da credenti è di dire: ah, devi avere la gioia del Signore, che è vero e non è vero allo stesso tempo. Perché in una certa maniera le persone che ci dicono così ci dicono: lo so, la vita fa schifo, la vita non va bene, l'unico posto dove tu puoi avere gioia è nel Signore, perché non cercare la gioia nella vita, tanto non la troverai, fa schifo la vita, ma nel Signore troverai la gioia. È vero così? Direi proprio di no. Ho avuto la tentazione di mettere titolo a questa predicazione: come divertirsi e seguire Gesù. Perché? Perché questo è il concetto. Chi l'ha detto che la vita del credente deve essere una schifezza? Chi l'ha detto che la vita del credente deve avere gioia soltanto quando incontra Gesù e quando sta con Dio e quando sta con i fratelli? Deve avere una gioia dove Gesù, la vita
e la gioia siano parte dello stesso menù, non che io debba per forza correre a casa a mangiare la gioia di Gesù dopo aver mangiato la schifezza della mensa della vita. Non è vero, la gioia deve essere una parte integrante della mia vita, di credente e di credente nel mondo. La gioia deve essere, deve riempire la mia vita. Il problema, sapete qual è? Che il posto meno gioioso, spesso, il posto meno gioioso che conosciamo, sono le chiese. È proprio la chiesa, e qui non intendo la sala, non intendo la sala, intendo le persone che compongono la chiesa, le persone che sono il corpo di Cristo, la chiesa. Sapete, non è una cosa nuova. Ho trovato uno scritto di un famoso pastore gallese, Martin Lloyd Jones, che scriveva questo, vi riassumo un pochino la prima parte e leggerò soltanto la seconda. Questo pastore stava preparando una serie di predicazioni su Romani e aveva predicato su giustizia e pace e avrebbe dovuto predicare su gioia, e per qualche motivo si è dovuto fermare, un motivo di salute, per 4 mesi non è andato a sentire. Non ha predicato e ha sentito che era il Signore che gli aveva detto: ok, di giustizia e di pace conosci qualche cosa, di gioia tu non conosci niente, per cui zitto, adesso mettiti in una sedia di una chiesa e impara. E questo è quello che scrive. Per 6 mesi, fino a settembre, non ho predicato affatto. Per 4 mesi ho avuto la più preziosa esperienza di essere un ascoltatore. La mia impressione generale è che la maggior parte dei nostri servizi di chiesa è terribilmente deprimente. Sono stupito che le persone vadano ancora in chiesa. La maggior parte di quelli che vanno sono donne e hanno più di 40 anni. La nota mancante è gioia nello spirito. Non c'è nulla in questi servizi per far sentire ad un estraneo che si stia perdendo qualcosa se non viene in chiesa. È un dipinto abbastanza brutto di quello che è la Chiesa. Noi non vogliamo essere così. Noi vogliamo che questa Chiesa sia un posto dove la gioia esce fuori. Io ho riflettuto. Il mondo, nel mondo, io come credente dimostro la gioia che c'è per il Signore. Le persone vedono la mia gioia. Io ho pensato una cosa, a dicembre, a Natale, sono stato a Londra a vedere la partita della squadra del cuore di mio cognato, West Ham. Ho gioito per ogni gol che ho fatto il tifo, sono saltato sui seggiolini. Ok, cosa faccio nella mia vita? Cosa faccio nella mia vita? Nella mia vita c'è una gioia che si può vedere così come si vedeva quella per il mio tifo quest'anno, che non è nemmeno la mia squadra. Mio cognato ha visto la mia gioia per gol di una squadra di cui in fondo non mi importava più di tanto, ma ha visto la mia gioia come credente, ha visto che io gioisco in tutta la mia vita, e se non vede la gioia, perché non la vede la gioia? Prima Pietro al versetto 8 dice così. Prima Pietro 1:8, la seconda parte del versetto. Godete di una gioia gloriosa, troppo grande da esprimere a parole. È una gioia incontenibile, che le parole, dice Pietro, io non ce l'ho le parole per esprimere tutta questa gioia. È questa la realtà della mia vita? È questa la realtà di quello che provo? Oppure devo aspettare un gol della mia squadra preferita, tra parentesi la Lazio, speriamo che oggi sia entrato. Devo aspettare un gol della Lazio, della Roma, della Juventus, o del Napoli, o di qualsiasi altra squadra, per gioire? Devo aspettare di andare a vedere un film, di vedere un concerto, di vedere il programma che ci piace, Maria De Filippi, per gioire? O cosa? La mia chiesa, sapete,
la mia chiesa, non il posto, ma la comunità dei credenti, dovrebbe essere il posto più gioioso del mondo, il posto più felice, che dovrebbe sprizzare gioia da tutti i poveri. È sempre così. Purtroppo no, la nostra chiesa non è un po' male, ma possiamo migliorare. Ma oh, sono state in certe chiese dove la gioia non la fanno entrare proprio. Non c'è gioia, c'è tristezza. E nessuno vuole entrare in un posto dove si è triste. Sapete, spesso non siamo capaci di trasmettere la gioia agli altri, perché dipende da due fattori: come ci vediamo come credenti e come ci comportiamo come credenti. Come ci vediamo come credenti e come ci comportiamo come credenti. Allora, vediamo come ci vediamo. Spesso l'abitudine è che ci vediamo come credenti è che è ovvio che soffriremo. Allora, sei credente, è ovvio che soffri. Questo è quello che ho detto più di una volta. Quello che è basato sulla teologia della povertà, che significa che dice che Dio guarda se tu sei povero e stai male. Allora, in quel momento Dio ti sta benedicendo. Non è così, questa è una teologia sbagliata. È una teologia che dice che saremo meno felici nel mondo degli altri, nel mondo, in quanto cristiani. Perché? Perché saremo perseguitati, perché ci avremo delle limitazioni morali per cui gli altri si vorranno divertire, no? Perché parliamoci chiaro, il peccato è divertente. Il peccato, parliamoci chiaro, peccare è divertente, altrimenti nessuno lo farebbe. Allora, siccome noi non possiamo divertirci, allora saremo tristi. Sapete perché questo? Perché non comprendiamo la differenza che c'è tra la felicità e la gioia, che sono simili, ma non sono la stessa cosa. Che io ho lo stesso segno per tutte le cose. Ok. Vedi la difficoltà? Felicità e gioia. Allora, la felicità è legata a cosa mi accade. Cose belle, cose brutte, come sto vivendo nel mondo, se sono in libertà, se sono in persecuzione. La gioia è legata a cosa mi è accaduto. Che cosa ci è accaduto come credenti? Che siamo stati salvati da Cristo. Felicità? Cosa mi accade adesso? Gioia? Cosa mi è accaduto e che non può più mutare? La felicità è legata al come sono adesso, per cui sono sano, sono malato, sono in ricchezza, sono in povertà, sono libero, sono in carcere. La gioia è legata al chi sono e come credente chi sono io. Sono un figlio di Dio, io faccio parte della famiglia di Dio. La felicità è legata a quello che ho. Sono ricco, sono povero, ho la casa bella, ho la casa brutta, sono in una baracca, sono nel deserto. La gioia è legata a quello che avrò. E che cosa avrò come credente? Io so che avrò una dimora in cielo, io so che avrò un'eredità in cielo. Vedete che la felicità e la gioia non sono la stessa cosa, sono simili. Ma posso alla stessa maniera nella mia vita provare gioia senza avere felicità? Posso come credente non avere la felicità ma essere gioioso comunque. È questo per quando diciamo trova la tua gioia in Cristo, perché anche se non sei felice la tua gioia deve essere in Cristo. Sapete, io sono un giocatore di rugby che non frequenta, perché chi gioca rugby è sempre un giocatore, e come giocatore posso dirti che provavo gioia nel giocare e nel vincere, anche se questo mi comportava andare a sbattere contro a persone
che erano tre volte il mio peso. Io all'epoca pesavo sui 62 kg, adesso ho messo su una decina di chili, ma le persone che pesavano 180-190 kg, io ero un'ala, per cui in pratica quelli che corrono sul lato, io andavo a sbattere contro i piloni che erano persone da 180 kg. Ora, mi faceva bene sbattere contro i piloni? No! Ero felice di essere placcato e buttato per terra? No! Provavo dolore quando cadevo per terra, mi sono fratturato praticamente tutte quante le dita più volte. Ma c'era gioia nel giocare, c'era gioia. Anche se tornavo a casa con le mani fasciate e con i dolori, per cui non ero felice, la gioia c'era di aver giocato. Sapete, la più bella lettera di gioia che c'è nella Bibbia è la lettera Filippesi. La lettera Filippesi è scritta da Paolo in uno dei vari momenti di non felicità. Non c'era felicità, ma dove c'era la gioia? Era in uno dei vari momenti dove Paolo era prigioniero, incatenato fianco a fianco con un soldato, mentre probabilmente aspettava di essere ucciso o di essere imprigionato per il lungo. La Bibbia, sapete, non ci dà soltanto il permesso di essere pieni di gioia, ma più di questo ci comanda di essere pieni di gioia. Che è la prossima legge. Filippesi 4, versetto 4. Queste sono le parole di Paolo, che non era felice ma era gioioso. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Siate gioiosi. Oh, e non nascondete dietro il fatto di dire vabbè, ma io di carattere sono pessimista. Io provai una volta a dire a un mio amico credente, tra l'altro abbiamo piantato questa chiesa, Michele Carson, per chi lo conosce, disse ma Michele, che poi fai? Io sono fatto così. E lui mi disse: non ti azzardare a dirmi più questa cosa. Tu sei un figlio di Dio e come figlio di Dio sei una nuova creatura, per cui la tua vecchia natura è andata. Per cui non la mettiamo sul personale, io sono pessimista e sono così. Se sei pessimista devi cambiare la tua vita. Non soltanto sei salvo o sei salva, ma sei anche santo e sei santa, che ripeto non significa avere un'aureola a mezz'aria sulla testa, ma significa essere distinto, diverso, differente, separato. Per cui non la mettete sul personale e non scusate che siete pessimisti. Allora, come faccio ad avere gioia nella sofferenza? Allora, esiste un foglietto di istruzioni? Cosa posso rispondere alla persona che ci ha scritto? Il foglietto di istruzioni lo troviamo proprio in Filippesi. Allora, io ho ricevuto il mio mobile Ikea, no? Ho tutte quante le tavole, ho tutte quante le viti. Le tavole sono le viti sono la mia nuova vita. Ho la chiave e il cacciavite, che sono i miei strumenti, per cui quelli che abbiamo visto nelle volte precedenti, la Bibbia, le opere che sono lì, che il Signore ha messo per farmi crescere, la preghiera, la memorizzazione dei versetti, sono tutte quante questi degli strumenti. So che forma deve avere il mio mobile, la forma qual è? Essere sempre più simile a Gesù. Ma manca il come avere gioia. Quello che mi dice la persona: come faccio io a riempire di gioia i miei giorni, il mio anno? Paolo nella lettera a Filippi ci fornisce questo foglio e contiene 10 passi. Non vi preoccupate, non li vedremo tutti quanti 10, anche perché già siamo a 18 minuti, altrimenti ci mettiamo altri 50. No, ne vediamo soltanto 5. La prossima puntata alla prossima volta. Ma fate attenzione, questi 10 passi, se fatti, portano gioia. Se non fatti, distruggono la gioia. Per cui non è che se li faccio avrò più gioia, se non li faccio, vabbè, rimango così. Se non faccio questi passi, io sono il distruttore della mia gioia. Allora, vediamo il primo. La gioia è lavorare assieme.
La gioia è lavorare assieme. La solitudine uccide la gioia. La solitudine uccide la gioia. Filippesi 1, versetto 4-5. Quando prego per voi, il mio cuore si riempie di gioia per tutto l'aiuto che mi avete dato nel diffondere il Vangelo dal giorno in cui l'avete conosciuto fino ad ora. Dove era la gioia di Paolo? Nel lavorare assieme alla Chiesa di Filippi. La gioia si costruisce lavorando assieme su una missione e su uno scopo condiviso. Paolo, che era, non si sa, c'è chi dice che era prigioniero a Roma, ma è improbabile, c'è chi dice che era prigioniero ad Efeso, c'è chi dice che era prigioniero a Cesarea, ma comunque era distante da Filippi. E lui diceva che stava collaborando insieme con i filippesi, era parte di un'unica squadra. Cosa significa questo per noi? Significa lavorare assieme ai tuoi fratelli e alle tue sorelle, prima nella chiesa locale, e poi nella chiesa universale. Per cui prima nel posto dove ti incontri tutti i giorni e poi pensando alle esigenze dei vari missionari, delle varie missioni, dalle varie tutte e due devo fare, lavorare nella chiesa locale e in quella universale. Paolo avrebbe avuto tutto il diritto di vantarsi di quello che aveva fatto. La chiesa di Filippi era stata piantata da lui. Lui era andato a Filippi e aveva piantato la chiesa. E avrebbe potuto dire, un attimo, no, è mia, so io il boss, qui fate quello che si dico io. E invece che cosa dice? Io ho gioia perché sapendo che stiamo lavorando assieme per la stessa cosa. Più avanti dirà loro così, Filippesi 2, versetto 3. Non fate niente per motivi egoistici, non fate niente per esaltare voi stessi, siate invece umili, considerando gli altri con riguardo, come se fossero migliori di voi. Questo è Paolo, siete presente? Quello che aveva visto Gesù. E diceva, metteva questo principio che qualsiasi persona tu sia, tu non sei come gli altri, anzi devi fare in maniera che l'altro, che tu stimi l'altro più di te stesso. La vera gioia è quando la squadra tutta insieme vince, non il singolo. Ritorno al mio sport preferito, il rugby. Il rugby è uno sport dove non vince il singolo, non c'è la stella, non c'è il Maradona, non c'è il Ciro Immobile, non c'è il Dybala, ma c'è, vince la squadra tutta insieme. Quando si vince tutti insieme, quando si perde tutti insieme, non è il singolo. Però attenzione, se lavori da solo, se fai il Lone Ranger, il lupo solitario, se credi di poter fare a meno della chiesa locale, ci sono tante persone, sto discutendo con una persona su una pagina Facebook che dice io non credo nelle chiese, sono uscito dalla mia chiesa, perché adesso finalmente sono un credente libero e posso fare quello che il Signore mi chiede di fare. No, funziona così, funziona così. Se affermi, come molti fanno, che tu puoi servire Gesù se non sei in una chiesa locale, stai mentendo a te stesso e stai distruggendo la tua gioia, perché Cristo ha messo nel suo corpo la gioia, e se tu non fai parte del corpo di Cristo non avrai gioia, tu stai uccidendo la tua stessa gioia. Prima istruzione del foglietto: frequenta una sola chiesa locale, non saltare di qua e di là, perché sennò non sarai in nessuna parte. Sì. Frequenta una sola chiesa locale e impegnati a lavorare nei suoi ministeri, non solo a frequentare. Perché se vieni e ascolti e basta, mica fai parte proprio del corpo. Puoi essere un indumento che sta su una parte del corpo. L'importante è che tu sia connesso e stia lavorando in qualcosa da piccolo a grosso. Per questo che noi come chiesa
facciamo i salti di gioia quando qualcuno viene da noi come responsabile e dice: guarda, io vorrei fare, e già quando mi cominciano a dire vorrei fare, io comincio a abbracciarmi, perché vorrei fare e mi piace, perché questo è il concetto. Tutti devono fare qualcosa, perché tu, se vuoi sviluppare la gioia, devi essere attivo. Secondo motivo per la gioia. La gioia è annunciare il Vangelo. Il peccato uccide la gioia. La gioia è annunciare il Vangelo. Il versetto di Filippesi 1,18. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia e con sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Che cos'è importante per Paolo qui? Stava dicendo che delle persone che in qualche maniera non stavano comportandosi bene, ma che comunque annunciavano il Vangelo. E diceva: la cosa importante è che Cristo venga annunciato, è quello, e in quello io gioia, che ci sia il Vangelo che viene diffuso alle persone. Significa annunciare il Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Il Vangelo che Cristo è venuto per morire per i nostri peccati. Questo è il Vangelo. Non c'è un Vangelo differente. Cristo è venuto per morire per i miei peccati. La vera gioia è annunciare questo al mondo, dire: guarda, ti do una notizia stupenda. Infatti l'Evangelo significa buona novella, lieta novella, buona notizia. Non sei più soggetto al peccato, perché Cristo è morto per i tuoi peccati. Se capiamo e apprezziamo pienamente ciò che Dio ha fatto per noi, allora c'è gioia. Allora c'è gioia. Però attenzione. Il peccato è un guastafeste. Il peccato è un guastafeste. Quello uccide la gioia. Il peccato uccide la gioia. Davide, dopo aver peccato e aver commesso adulterio con Bathsheba, scrive questo nel Salmo 51, versetto 12: rendimi la gioia della salvezza e uno spirito vigoroso mi sostenga. Rendimi la gioia. Perché la gioia se n'era andata. Davide stava dicendo: Signore, io lo so che ho peccato e per questo non c'è più gioia in me, ti prego, rendimela la gioia, perché la voglio indietro. Stava chiedendo scusa, stava chiedendo perdono. Cristo ancora non era venuto, ma lui già stava chiedendo perdono. Ora, se pecchi costantemente, se fai finta che il tuo peccato è piccolo, tanto è peccatuccio. Dici: vabbè, ma tanto è una cosa che tutti lo fanno, mica sono l'unico, beh, allora stai uccidendo la tua gioia. Attenzione, non è detto che non peccherai più, perché non, come uomini non possiamo fare a meno di peccare, ma possiamo peccare di meno. Non possiamo fare a meno di peccare, ma possiamo peccare di meno. La seconda istruzione sul foglietto: impegnati ad evitare il peccato per quanto possibile. Fratelli, sorelle, siamo peccatori, continueremo a peccare, possiamo peccare di meno. Terzo motivo della gioia: la gioia è nella speranza. La disperazione uccide la gioia. La gioia è nella speranza, la disperazione uccide la gioia. Filippesi 1,19: so infatti che come risultato io sarò liberato, perché voi pregate per me e lo Spirito di Gesù Cristo mi aiuta. Ora, con tutta probabilità, Paolo non era a Roma, perché quando arrivò a Roma fu ucciso, era poco prima di essere giustiziato. E Paolo fu realmente liberato, probabilmente era prigioniero ad Efeso o era prigioniero a Cesarea, come vi ho detto. Ma la speranza era legata a un compito specifico. Lui voleva essere liberato perché Dio gli aveva messo il cuore di andare a Roma a testimoniare a chi? A Nerone. Ora, è come se il Signore mi mettesse nel cuore a me
di andare a testimoniare a Kim Jong-un, dicendo: Marco, tu devi fare del tutto per andare davanti a Kim Jong-un. Qualcuno che mi ha suggerito pure Trump, vabbè, non lo so chi me l'ha suggerito. È quello che stava dicendo Paolo. Paolo stava dicendo: io voglio andare da Nairobi. Perché? Perché ricordatevi che tutti quanti hanno il diritto su questa terra di sentire almeno una volta un gesto, però sono accettato o non accettato. Hitler aveva il diritto di ascoltare il messaggio del Vangelo. Kim Jong-un ha il diritto di ascoltare il messaggio del Vangelo. Poi non lo accettano. E ammazzano quello che te l'ha portato il messaggio. Però è così. La gioia del Paolo qui risiede in due realtà. Nella certezza che lo Spirito Santo è al suo fianco, pregate per me che lo Spirito di Gesù Cristo mi aiuta. Paolo era convinto che c'era lo Spirito Santo al suo fianco. E l'altra certezza qual era? So infatti che come risultato io sarò liberato perché voi pregate per me. Lui era convinto che c'era lo Spirito presso di lui e che c'erano le preghiere di altre persone presso di lui. Non era da solo. Non era, perché vi dico che è importante lavorare in squadra? Perché lo Spirito Santo è una parte della vita del credente, ma l'altra parte importante è la squadra con cui tu sei connesso, le persone che pregano per te. Nella certezza che ci sono persone che stanno pregando per te, che conoscono i tuoi problemi. E qui sotto il fatto che l'hai detto i tuoi problemi ai credenti con cui vivi, o te li tieni per te, o pensi che sia una cosa sbagliata, o pensi che tanto tu lo Spirito Santo potete farcela da solo, probabilmente anche. Ma Paolo diceva che uno dei motivi perché sarebbe stato liberato erano le preghiere dei credenti, per cui vuoi essere liberato, chiedi agli altri credenti che maldendo attenzione. Se non c'è la speranza, se non c'è questa speranza, che per il credente la speranza è una certezza, non è che speriamo in vano, perché noi, la nostra speranza è già arrivata, che si chiama Gesù. Se non c'è la speranza che lo Spirito Santo ci crede, e la speranza che è una certezza che le preghiere vengono ascoltate, allora tu stai uccidendo la tua gioia. Uccidi la tua gioia se dici tanto le preghiere non valgono niente, tanto lo Spirito Santo non può fare niente per la mia situazione. Stai uccidendo la gioia. Terza istruzione sul foglietto. Terzo. Affida i tuoi problemi a Dio e chiedi ad altri che credenti di pregare. Affida i tuoi problemi a Dio e chiedi agli altri. E anche qui è ovvio che devi avere una chiesa che fa. A chi li chiedi? Tu puoi chiedere pure le preghiere online, come questa persona a cui io ho detto, la prima cosa che ti ho detto: in quale chiesa vai? Non mi ha risposto. Non mi ha risposto. Quarto motivo della fede, della gioia. La gioia è nella fede. L'immaturità uccide la gioia. La gioia è nella fede, ma l'immaturità uccide la gioia. Filippesi 1:25. Perciò sono certo che resterò sulla terra ancora per aiutarvi a progredire e perché abbiate gioia nella vostra vita. Ora, la chiesa di Filippi era una chiesa di quelle gagliarde, come quella di Colossesi la settimana scorsa. Era una bella chiesa, stava facendo tanto, c'erano belle persone, grandi persone di fede c'erano là dentro. Ma Paolo diceva: io starò qui perché voglio vedervi crescere nella fede, perché so che la vostra gioia è legata al vostro processo di crescita. Voi non dovete fermarvi lì dove vi ho lasciato io. Voi dovete continuare a crescere quando? Fino a che state qua. Dovete continuare a crescere. Sapeva che se fossero rimasti immaturi nella fede, allora
la gente non ci sarebbe stata. Paolo lega la crescita alla gioia e la gioia alla crescita. Più conosci Gesù, più hai fede in Lui, più gioia avrai. Per cui vuoi essere gioioso, devi continuare a crescere in Cristo. Devi continuare a studiare la parola di Dio. Devi continuare a arricchirti, ad immagazzinare dentro il tuo cuore la parola. Allora avrai gioia. Ma attenzione, se ti fermi a quando hai creduto, se ti fermi e ti metti seduto, beh, tanto io sono salvato, non mi serve di leggere, vado una volta ogni tanto in chiesa, ascolto da qua mentre dall'altra parte me e mesci. Se non ti interessa di conoscere di più Gesù, vabbè, Gesù tanto lo conosco, no? Quello che è morto in croce per i miei peccati, ho creduto, sia a posto. Allora, se ritieni che un'oretta qua dentro basti a farti crescere, beh, allora la tua fede rimane quella di un bambino. E tu stai uccidendo la tua gioia, perché non ci sarà gioia se tu non cresci. Quarta istruzione del foglietto. Questa è la quarta. Studia la parola di Dio e ascolta gli insegnamenti del tuo libro. Studia la parola di Dio, c'è un doppio canale, quello che è la tua crescita personale con Cristo, il rapporto, la preghiera, lo studio, e quello che viene tramite la parola che ascolti da me e da altre persone. Io consiglio sempre, andate in rete, sentite predicazioni, sentite messaggi, ascoltate, riempitevi di roba buona, magari, attenzione, perché c'è tanta roba cattiva, per cui casomai se non, c'è qualche cosa che non vi suona molto bene, venite da noi e vediamo. Però arricchitevi. Quinta e ultima motivo per la gioia, quinto e ultimo per questa settimana: la gioia è nell'unità. La divisione uccide la gioia. Rendete, Filippesi 2:2, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un solo animo e di un unico sentimento. Paolo dice che la gioia nasce, cresce e si sviluppa attraverso l'unità dei credenti. Quando i credenti sono uniti, allora c'è gioia. Quando i credenti sono insieme, allora c'è gioia. Paolo, no, attenzione, Paolo non vuole che tutti la pensino alla stessa maniera. Dio non ama l'uniformità, ma ama l'unità. Ve lo dico ancora una volta. Non ama l'uniformità, tutti uguali, no? L'esercito cinese che è vestito tutto quanto uguale, ma ama l'unità. Tutti vestiti in una maniera differente, ma tutti quanti uniti come un solo corpo. Che cosa intendiamo con unità? Lo spiego con un versetto di Filippesi 2, versetto 10 e 11. Sotto quale cosa dobbiamo unirci? Sotto questa: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio. Paolo che cosa sta dicendo? Qualsiasi cosa tu pensi, qualsiasi siano le vostre opinioni, ricordatevi che il progetto è quello di far sentire il Vangelo di Cristo a tutti quanti quelli della terra. È questa l'idea principale, è questo il traguardo di tutti quanti. Come ci arriviamo? Mettiamoci d'accordo insieme per arrivarci, ma lì dobbiamo arrivare tutti quanti. Se vogliamo essere efficaci, allora dobbiamo abituarci a lavorare assieme. Dobbiamo qualche volta mettere da parte le nostre idee e dire: ok, la tua idea è migliore della mia, è migliore della mia. Questo che cosa significa? Significa, fratelli e sorelle, ascoltare l'altro e non ascoltare se stessi. Perché noi siamo, molte volte siamo portati ad ascoltare, ci piace tanto la nostra voce, diciamo le cose e ci ascoltiamo, e poi appena l'altro comincia a parlare, chiudiamo, tanto pensiamo, no, tanto l'idea mia è meglio, tanto l'idea mia è meglio, no, dobbiamo ascoltare.
Filippesi 2:4. Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quando l'altro ci parla, dobbiamo pensare: questo è qualcosa che fa progredire l'Evangelo di Cristo o meno? Quello che dico io fa progredire meglio di quello che dice mio fratello, la mia sorella in Cristo? E decidere. Ma attenzione, se invece di coltivare l'unità, se invece di farsi spazio a vicenda, di dire ok prego, accomodati, ci comportiamo con intransigenza, queste sono le cose e si fa così, si fa così. Se la vogliamo sempre vinta noi, in una parola, se non arretriamo mai di un millimetro, allora in quanto lì stiamo uccidendo la nostra gioia, stiamo chiudendoci alla gioia, la stiamo uccidendo tutte le sue. Quinto e ultimo, istruzione sul fogliettino. Abituati a discutere ascoltando l'altro piuttosto che ascoltare te stesso. Abituati a discutere ascoltando l'altro piuttosto che ascoltare te stesso. In conclusione, eravamo partiti di ricordare dalla lettera del credente che non trova gioia. Allora, quale situazione posso scrivere? Quale situazione possiamo dare? La situazione non è soltanto nell'avere strumenti materiali, di cui abbiamo parlato nelle precedenti due predicazioni, strumenti e materiali, ma è costruire il nostro mobile della gioia seguendo le istruzioni per costruirlo. Nella vita avrai momenti felici e momenti meno felici. Avrai momenti dove stai veramente bene e momenti dove stai veramente male. Ma ricordati che la tua gioia non dipende da come sei, ma da chi sei in Cristo. E quello serve per far crescere la tua gioia. E da quello che fa crescere la tua gioia in Cristo devi trarre il massimo. Fermiamoci a pregare. Grazie Padre di averci dato delle istruzioni da seguire. Grazie che tu ci vuoi gioiosi sempre, anche quando soffriamo, anche quando non siamo felici, anche quando non abbiamo una vita particolarmente felice, noi possiamo trovare gioia in te. Se te che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose nel tuo cuore insieme a me. Signore, io voglio la gioia, io voglio essere gioioso, voglio essere gioioso. Questo ti prometto che voglio lavorare assieme a una squadra di persone, questa chiesa dove sto. E mi impegno a lavorare sulla mia presenza, sulla mia frequenza, e non soltanto a venire, ma anche a essere coinvolto nei misteri della mia vita. Voglio avere gioia nell'annunciare il Vangelo agli altri, rinunciando al peccato, stando attento a peccare il meno possibile. Voglio la gioia perché io voglio sperare, perché c'ho una certezza che tu sei in azione, sei vicino a me tramite lo Spirito Santo e tramite le preghiere dei miei fratelli in Cristo. E io voglio chiederò preghiere agli altri. E io voglio avere fede in te. Voglio continuare a crescere nella fede in te. Voglio studiare la tua parola e ascoltare, riempirmi della tua parola. Infine ti prometto che lavorerò per l'unità con gli altri credenti. Imparerò ad ascoltare gli altri e a discutere ascoltandoli piuttosto che ascoltare me stesso. Per tutto questo io ti prego, Signore Gesù, di darmi Spirito Santo a fianco mio che possa aiutarmi a mettere in pratica tutte queste mie decisioni. Nel nome tuo santo lo prego, Signore Gesù. Amen.